salvaguardia dell'ambiente e delle strutture e della cornice architettonico e ambientalista di questa città. Su questo ci sto lavorando personalmente e credo che entro qualche giorno ci saranno notizie molto positive per il bene di questa città. Nel 2012 ci sarà il World Urban Forum, che è molto importante. L'altro giorno abbiamo discusso con l'Organizzazione delle Nazioni Unite, ci sarà nella mostra d'Oltremare a settembre del 2012 e immediatamente dopo, senza soluzione di continuità, il Forum delle Culture, dove bisogna fare molto di più, perché ho ricevuto l'ambasciatore dell'UNESCO e mi ha detto che Napoli è in ritardo. Quindi dobbiamo recuperare, andare alla ricerca del tempo perduto, come diceva qualcuno, fare in fretta, fare presto e fare bene, perché queste occasioni noi non le possiamo perdere. Immediatamente abbiamo deciso, vado per gradi e velocemente, però per dirvi che nei prossimi mesi, tra luglio e agosto, ci saranno tantissime iniziative a costo quasi zero, per portare tra luglio e agosto in questa città artisti, musicisti, persone dello spettacolo, tante persone che ci hanno chiamato e abbiamo chiamato e hanno detto siamo orgogliosi di venire a Napoli per stare vicino a un popolo che ha dimostrato di risvegliarsi, di avere la schiena dritta e volere finalmente la riscossa di Napoli e del Mezzogiorno. E nell'ambito di queste iniziative ci sarà nei primi giorni di settembre, faremo un'iniziativa a Napoli dove inviteremo 15 sindaci in tutto il mondo, dove si aprirà una grande riflessione sulle città metropolitane del mondo, avendo quattro caratteristiche come punti di riferimento: mobilità, sicurezza, solidarietà, inclusione e sviluppo della pace nel mondo, in modo che Napoli sin da subito ritorna a essere non solo capitale del Mezzogiorno, ma una delle città più importanti del mondo. Uno dei primi temi che stiamo già affrontando, come voi sapete, è quello di incassare i crediti, i tributi evasi, le somme non riscosse da parte del Comune. Ho trovato un quadro, devo dire, che mi ha profondamente colpito sulla incapacità a discutere le somme dovute per l'amministrazione. Se noi non siamo in grado di incassare un, se non siamo in grado di incassare le tasse, se non siamo in grado di incassare i crediti, non potremmo mai far ripartire sotto il profilo della spesa pubblica questa città. Quindi c'è bisogno di un grande sforzo, perché se questo accade, come voi intuite, si potrà procedere anche a fortemente ridurre le tasse, i tributi, che altrimenti finisce che li pagano solamente alcuni, e questo mi sembra una cosa profondamente ingiusta per quel principio di uguaglianza dei cittadini di fronte alla legge. Un altro compito sul quale siamo immediatamente al lavoro, perché deve cessare quell'aspetto intollerabile che il Comune di Napoli paga i creditori del Comune, in questo caso, 2, 3, addirittura 4 anni di distanza. Nessuno più vorrà fare rapporti economici con questa amministrazione. Su questo possiamo lavorare, abbiamo l'assessore De Alfonso che in termini di rigore e di capacità ha già messo in moto le sue capacità e le sue competenze. Dobbiamo sicuramente ripartire nel più breve tempo possibile. Insieme alla pedonalizzazione del centro storico, l'assessore De Falco sa che una delle principali obiettivi del sindaco, di questa giunta e dei cittadini che l'hanno votato è quello di realizzare in ossequio al piano regolatore il parco archeologico del centro storico. Così finalmente potremo valorizzare i beni umani e potremo valorizzare tutta l'area strategica di questa città. Nei prossimi giorni ci saranno provvedimenti molto importanti. Il primo è l'eliminazione, la forte riduzione, se non per esigenze di servizio, delle auto assegnate agli assessori. Gli assessori non avranno più le cosiddette auto blu, ma avranno, se vogliono, un motorino elettrico, altrimenti vengono con i mezzi pubblici in ufficio. La macchina verrà utilizzata ovviamente quando ci saranno esigenze di servizio per andare a fare, ovviamente, i compiti importanti e istituzionali dei assessori.
Così ci sarà una forte riduzione degli incarichi esterni dirigenziali che sono stati assegnati in questi anni, perché io ho detto sin dall'inizio che voglio valorizzare al massimo le competenze, le professionalità, le energie, la passione, la napoletanità delle persone, donne e uomini, giovani e meno giovani, che lavorano all'interno del Comune di Napoli. Saranno valorizzati al massimo, perché credo che questo è quello che si aspettano i cittadini, che dal Comune di Napoli, in primo luogo dal sindaco, dagli assessori, dal direttore generale, dal segretario generale, dai vari direttori, dai funzionari, dai dipendenti, tutti, senza distinzione, venga uno scatto, un qualcosa in più, una marcia in più per far rinascere questa città. Quindi una grande razionalizzazione degli incarichi, quelli che sono necessari verranno confermati, quelli che non sono necessari, ma ce ne sono, verranno tagliati, perché noi dobbiamo risparmiare denaro pubblico. La cultura. L'amministrazione Iervolino uscente ci lascia una situazione che noi dovremmo tagliare profondamente, soprattutto sulla cultura. Stanotte ho concluso una riunione con l'assessore Alfonso, ho detto all'assessore Alfonso che faccia tutti gli sforzi che deve fare, ma tagli alla cultura non ce ne saranno. A costo di tagliare ovunque, ma la cultura non sarà tagliata, perché noi dobbiamo far ripartire questa città dalla cultura, in modo che ricordiamo, ricordiamo anche al Ministro dell'Economia che la cultura non è solo storia, non è solo presente, non è solo preservare Napoli che è città non solo nostra ma di tutti, ma dimostrare che con la cultura si può produrre anche ricchezza economica e posti di lavoro. Quindi dobbiamo molto impegnarci per il rilancio della cultura. E con la cultura, questa è una mia opinione personale, si possono fare tantissime cose, anche con pochi soldi. Questa sarà un'altra strategia di questa amministrazione, non solo per fare di ogni necessità più tutto, ma anche perché è una filosofia politica che condividiamo, cercare di utilizzare al meglio quelle risorse che abbiamo, col contributo di tutti, Consiglio Comunale, Assessore, Sindaco, Dirigente e forse. Un altro settore sul quale ci siamo impegnati tutti, mi sono impegnato in prima persona durante la campagna elettorale, è quello delle politiche sociali, delle politiche familiari, delle politiche giovanili, delle pari opportunità, delle cosiddette devianze. Voi sapete che il Sindaco ha un concetto di devianza un po' diverso dagli altri, è nato e si è formato in un antropologicamente diverso, e oggi considera ancora che i concetti di normalità e di devianza sono tutti da scrivere, perché come dice il nostro concittadino partenopeo Domenico Starnone, siamo ormai diventati la normale devianza, i normali sono diventati devianti e i devianti sono diventati normali. Ma noi sicuramente dobbiamo stare vicino a tutte quelle donne, quei uomini, quei ragazzi, quei bambini, quegli anziani che alcuni un certo modo di fare politica, un certo modo di subpensiero vuole mettere ai margini di questa città. Napoli deve essere città solidale, dove il sindaco si impegna in prima persona a ridurre tutte le disuguaglianze oggi esistenti in questa città. Quindi nelle politiche sociali, nelle politiche familiari, nelle politiche giovanili bisogna coinvolgere tutti. L'assessore D'Angelo sa che per raggiungere il massimo dei risultati bisogna coinvolgere questa strategia quello straordinario mondo che ruota nel volontariato delle politiche sociali, che non solo è il mondo laico, di sinistra, progressista, ma molto anche in questa città il mondo laico, il mondo cattolico della Chiesa, che anche ha dimostrato di sapersi muovere nei momenti di difficoltà. E da questo punto di vista oggi in questo discorso programmatico va anche il mio pensiero alla Chiesa, al Cardinale e a tutte le articolazioni interne alla Chiesa che vogliono contribuire, così come mi hanno detto in diversi incontri che abbiamo avuto, per il bene comune e l'interesse collettivo di questa città. Il Giubileo
come il Forum delle Culture e come altri eventi, sono occasioni fondamentali in cui tutti insieme, senza distinzioni politiche, dobbiamo mettere insieme il mondo laico, il mondo cattolico, e non solo il mondo cattolico, tutte le altre religioni che saranno nello stesso modo a pari condizioni di dignità garantite in questa città, per portare avanti una città che, come ho detto prima, oltre a essere multietnica, libera e antifascista, e anche la capacità di accogliere nel suo seno tutte le religioni oltre a quella cattolica. Un altro aspetto fondamentale sul quale ci siamo impegnati subito, anche io ieri con una riunione che ho fatto con riferimento all'utilizzo dei fondi europei, Napoli deve ripartire immediatamente per rafforzare il decoro di questa città. Decoro, dignità, significa tante cose. Significa le buche delle strade, che producono tra l'altro spesa pubblica enorme, se vediamo il contenzioso giudiziario, se vediamo le persone che ogni giorno vanno in ospedale a farsi repertare, se vediamo le macchine che devono essere riparate ogni giorno per le buche delle strade. Decoro significa anche riqualificazione del patrimonio urbano, quindi decoro significa investire bene i fondi europei. Altro impegno di questo sindaco è la lotta ad ogni forma di condotta abusiva, il che non significa repressione dei diritti civili. Voglio subito tranquillizzare chi pensa che questa città possa da domani esserci un'onda securitaria. Il sindaco è saldamente ancorato nell'area democratica, così come tutta la sua giunta, sono saldamente ancorati nel rispetto delle libertà civili. Il sindaco, ad esempio, l'ha detto pubblicamente, lo dice anche oggi, con piacere, con soddisfazione e con apertura mentale, ha a cuore il confronto con i movimenti e i centri sociali. Il sindaco dialoga con Moro, ma non dialoga con la Camorra. Questa è la differenza. I centri sociali, i movimenti e la cittadinanza attiva fanno parte di questa città e avranno nel sindaco una persona che è garante dell'agibilità democratica di ogni cittadino napoletano, purché ovviamente nell'ambito dei periodi della non violenza, perché questo è un sindaco, questa è una giunta non violenta che ha nello strumento della ragione, delle idee e soprattutto del cuore dell'entusiasmo il suo padre. Altro punto cardine: altro punto cardine della amministrazione sarà, e anche in questo stiamo lavorando sin dall'inizio, il sindaco, gli assessori, tutti i collaboratori del sindaco, dirigenti e funzionari, affinché non si parli più, ma non a chiacchiere, con atti concreti, di Napoli del centro e Napoli delle periferie. Napoli deve essere unita nella mobilità, deve essere unita nei trasporti, deve essere unita, non voglio più che si utilizzi il termine periferie. Da questo punto di vista c'è l'impegno del sindaco, della giunta, di creare le condizioni anche con un tavolo con la regione immediata e con il governo, visto che il Presidente del Consiglio in campagna elettorale ha detto che lui era pronto a dare una mano a Napoli. Ho straordinariamente apprezzato le parole contro istituzionale e privato, allo stesso tempo che ha avuto il Presidente della Repubblica, sulla sua vicinanza a questa città. Noi dobbiamo avere l'ambizione politica finalmente di disegnare un grande piano di edilizia residenziale pubblica nuova di questa città. Non è più tollerabile che ci siano cittadini come noi che vivono in case che non voglio dire da terzo mondo, perché il terzo mondo, io sono un terzo mondista convinto, il terzo mondo in queste ore, in queste settimane ci ha dato lezioni di democrazia con quello che è avvenuto in Egitto. Io non posso più vedere bambini, donne, uomini, anziani di questa città vivere in strutture come Vedere o come altri quartieri di questa città. L'impegno deve essere di tutti, non solo del sindaco, a creare lo stesso male per altri quartieri di questa città, ovviamente. Dico le vere.